Parliamo di disponibilità del vaccino antinfluenzale con il dottor Lorenzo Durandi, presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo. Benvenuto. Grazie a lei per l'invito e buonasera a tutti. Allora, abbiamo letto in questi giorni di un po' questo vaccino che scarseggia. Che cosa ci può dire, visto che appunto i medici sono un presidio fondamentale, no? Relativamente proprio alla somministrazione? Qual è il vostro punto di vista? C'è da fare una premessa che è importante. Mi hanno detto che la produzione del vaccino antinfluenzale richiede proprio per la produzione materiale circa 10-11 mesi. Questo significa che per il vaccino che è stato per la campagna 2020-2021 la produzione è stata eseguita 10 mesi fa, 11 mesi fa, quindi nel novembre-dicembre del 2019. Questo significa che a quel momento non c'era la pandemia in corso, non si sapeva che sarebbe arrivata la pandemia. Per cui sono stati prodotti una quantità di vaccini commisurata a quella che era stata la campagna vaccinale dell'anno 2019 per il 2020, cioè il 2019-2020. Questo numero di vaccini, in presenza di una richiesta aumentata a seguito della pandemia, evidentemente non è sufficiente. Ma purtroppo a marzo-aprile, quando si è avuta coscienza che sarebbero stati pochi vaccini, non c'erano più i tempi per la produzione di ulteriori dosi. Di qui il fatto che probabilmente, ma non è certo, però probabilmente, arrivati in fondo alla campagna vaccinale, qualcuno potrà rimanere escluso. I lotti vaccinali sono stati tutti, praticamente tutti, prenotati, diciamo, acquistati dalle aziende USL che li distribuiranno ai medici perché li facciano agli aventi diritto. È evidente che gli aventi diritto ritengo che verranno più o meno tutti coperti. Chi rimarrà fuori, o perlomeno chi potrebbe rimanere fuori effettivamente, sono quanti al di sotto dei 65 anni sono abituati a comprare, ad acquistare il vaccino in farmacia, perché probabilmente le farmacie, non sappiamo se le farmacie avranno disponibilità di dosi vaccinali per la libera vendita. Ecco, al momento la disponibilità delle dosi per i medici, la regione ha annunciato nei giorni scorsi che insomma sarebbero arrivate, qual è ad oggi? Sono arrivati, in effetti la campagna vaccinale mi risulta iniziata, senz'altro. Ci sono a disposizione dell'azienda USL 325.000 dosi, che sembrano una quantità spropositata, ma in realtà teniamo presente che per tutta l'azienda non è che siano poi una quantità straordinaria, è una quantità che di solito serve per coprire le necessità dell'azienda, niente di più, però ci sono e stanno arrivando.